Gli emendamenti al decreto sblocca cantieri per accelerare la ricostruzione del sisma 2016 e di quello del 2009 arrivano a Roma. Il pacchetto elaborato dal presidente della regione Marco Marsilio dopo vari incontri sul territorio viene sottoposto a Roma al sottosegretario con delega alla ricostruzione Vito Crimi. Questo dopo una riunione del tavolo di coordinamento sulla ricostruzione che era proprio finalizzata alla definizione congiunta degli emendamenti al decreto sblocca cantieri. Sono state analizzate varie proposte e di qui sono venuti fuori gli emendamenti. La Regione Abruzzo presenta dunque delle proposte sulla base di richieste che erano state formulate in seno alla conferenza delle regioni e di quelle emerse a maggio durante il confronto con i sindaci e gli ordini professionali e l'ANCE a Teramo. Ci sono diverse misure per accelerare la ricostruzione e alcuni emendamenti riguardano anche le somme necessarie. Uno dei nodi è rappresentato dal personale e dalla lentezza della ricostruzione pubblica. Sono focalizzati maggiormente, soprattutto per quanto riguarda il sisma 2016-2017, su tutta una serie di operazioni per consentire di avere il personale sufficiente per poter garantire tutta l'evasione delle pratiche, di approvare le progettazioni e di far partire tutto il sistema di ricostruzione, dove ancora c'è un grosso vulnus su questo. Ci sono poi una serie di richieste di somme per delle situazioni specifiche, c'è dentro la parte legata al sisma 2009 del comune dell'Aquila e quella dei comuni del cratere, passando anche per aspetti finanziari del bilancio del comune dell'Aquila, insomma di tutta una serie di argomentazioni e si cerca di rifare il punto di tutta una serie di situazioni lasciate appese durante, diciamo così, i due crateri dei due sisma più importanti. Cioè si è aperta questa fase di dialogo con il governo, il presidente è oggi a Roma proprio per discutere di questo argomento, sperando di fare sintesi rispetto a quando da noi richiesto. C'è tutto l'aspetto poi legato al comune dell'Aquila, infatti il sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi ha presentato ulteriori emendamenti a seguito del tavolo tecnico Sblocca l'Aquila. Alcuni degli emendamenti proposti raccolgono richieste pervenute dai sindaci del cratere sismico del 2009, infatti. L'obiettivo è proporli ora in sede parlamentare al fine di poter agevolare il processo della ricostruzione, favorendo tutti quegli aspetti per i quali amministratori locali e vari attori coinvolti nella ricostruzione hanno manifestato più volte da tempo delle criticità.